Una nuova giunta nel segno della continuità amministrativa. Dopo l'insediamento dei nuovi assessori e consiglieri oggi a Palazzo Raffaello, è stata presentata alla stampa la nuova giunta regionale. Goffredo Brandoni di Fratelli d'Italia, Andrea Maria Antonini e Chiara Biondi della Lega hanno sostituito rispettivamente Guido Castelli, Mirko Carloni e Giorgia Latini. Dopo il governatore, la prima a prendere parola è stata l'ormai ex consigliera Fabrianese, che nel passaggio di testimone tra Quote Rosa ha preso le deleghe a cultura, istruzione, sport e pari opportunità. Biondi ha dichiarato di aver già esaminato i dossier più importanti, come quelli inerenti alla candidatura UNESCO dei teatri storici, alle manifestazioni sportive internazionali e quelli sull'associazionismo. Inoltre, ieri ha incontrato il ministro all'istruzione Valditara, al quale ha fatto presente le criticità legate al sistema scolastico, come le classi pollaio. Non mancherà il confronto con il territorio, per lei fondamentale? Sì, beh, io vengo dal territorio, sono abituata a confrontarmi sempre con i miei elettori e non solo, comunque con tutti coloro che mi sottopongono delle richieste specifiche. Sono molto attenta, sono molto dedita all'ascolto, anche perché questa è, diciamo, una caratteristica che ho preso dal mio lavoro in quanto sono un avvocato. Nell'esecutivo regionale è entrato anche Brandoni, al quale sono state affidate le deleghe al bilancio, alle finanze, al demanio, ai trasporti e alle politiche comunitarie. È stato come fare un tuffo nel passato, ha affermato Brandoni. Ricordo il giorno del mio insediamento come sindaco di Falconara nel 2008, quando abbiamo preso un comune con circa 90 milioni di euro di debiti. Ci davano una vita limitata a 6 mesi per dissesto finanziario, invece abbiamo avuto, ed ho avuto in particolare, delle intuizioni e siamo riusciti a mettere sui binari consueti un bilancio che ci è voluto tempo, però siamo riusciti negli anni a ricondurlo a un bilancio quasi normale. Ora però si parla di un bilancio di quasi 5 miliardi, questo non la spaventa, ha detto? Sì, beh, indubbiamente 27 milioni a Falconara e 5 miliardi in regione, chiaramente però qui ho altri supporti, gli uffici sono molto più importanti, ma non importanti, importanti come numero direi più che altro. Come dicevo prima, lo sapete molto bene che il 78% dei 5 miliardi riguarda la sanità e la rimanente parte riguardano tutti gli altri, le altre assessorati, tutti gli altri servizi. Brandoni ha poi ricordato i tagli della finanza pubblica avviati dal governo centrale nei confronti degli enti locali e le calamità che hanno colpito la regione, come il terremoto, la pandemia, la crisi energetica e l'alluvione, con forti ripercussioni su migliaia di imprese, problematiche che ora dovrà affrontare anche il collega Antonini, a cui sono andate le deleghe allo sviluppo economico, industria, artigianato, commercio, fiere e mercati, agricoltura, fonti rinnovabili, caccia e pesca sportiva. Assessore, ha ben 24 deleghe da gestire, quali sono le priorità? Le priorità sono quelle di cercare di dare un supporto importante al tessuto produttivo marchigiano, che è in grande difficoltà per i problemi che purtroppo conosciamo tutti, calamità naturali ma anche sanitarie, economiche, quindi penso che la regione dovrà lavorare parecchio per sostenere le aziende, quindi questa è la priorità. Sulla energia credo che possiamo porre una attenzione particolare proprio allo sviluppo energetico e credo che sia strategico nel mio assessorato. Anche lei ha una lunga carriera politica, che cosa si porta sino ad oggi? Beh, mi porto certamente l'esperienza amministrativa sia nel comune di Ascoli, nella provincia, ma anche in questi 2 anni nella presidenza della Commissione Ambiente e anche, devo dire, un po' la capacità di relazionarmi con i colleghi, perché è fondamentale che noi d'ora in avanti dovremo lavorare sempre di più come una squadra in giunta. E poi soprattutto l'ascolto del territorio, che è fondamentale, quindi sentire, percepire le problematiche e soprattutto portare le soluzioni.